Sono state già ripristinate le 42 telecamere e ne arriveranno altre 24. Sì, innanzitutto dobbiamo dire grazie delle risorse che abbiamo trovato, lasciate dall'amministrazione precedente. Siamo partiti subito con questo progetto perché era un progetto importante che si sentiva in tutta la città. Oggi abbiamo 42 telecamere funzionanti al 100% che registrano, e invece a breve si stanzieranno ulteriori 300.000 euro che erano già al fondo di bilancio, credo a fine dicembre del 2011, e grazie anche all'intervento della prefettura, alle forze dell'ordine, abbiamo fatto dei tavoli tecnici e saremo pronti al 15 di settembre a dare in prefettura il progetto finale, che comprende circa 24 telecamere nuove, si passerà dall'analogico al digitale, i carabinieri e la polizia anche loro avranno anche loro un potenziamento della loro centralina, perciò potranno anche loro vedere l'immagine senza, e registrarle senza più chiedere alla polizia municipale, e ci auguriamo che tutto questo sforzo vada per una maggiore sicurezza della città.